be rich and I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun. Hai un curriculum cinematografico e teatrale lungo un chilometro. Che cosa è cambiato nel cinema rispetto ai tempi di Amici Miei ad oggi? Oddio, che domanda, ma cioè, domanda, cosa è cambiato? Tanto siamo invecchiati tutti noi, insomma, nel senso che... Ma non è possibile, Adelina, Adelina proprio tu. Ma dove, quando? Quando? A me sembra di averla sempre amata. È stato quando ho fatto quel corso di elettronica in Germania, vero? Non si deve mai andare in Germania, Paolo. Questo è io, quando facevo Amici Miei, guarda, ho fatto con Francesco Nuti, lui disse Signore Vengo da Lontano, qualche anno dopo. Ma non lo dico perché Francesco è di Prato e andrò a trovarlo uno di questi giorni. Poi scusa, cosa c'entro io? Che c'è colpa io? No, infatti, questo è un problema, è un tuo problema. Sì, ho capito, Ugo, però voglio dire, lei stamattina è venuta da me qui, no? E mi ha detto quella cosa, assassino, vabbè, lei è incinta. Che colpa c'ho io? Che ci posso fare? Che ci posso fare? Questo è il tuo problema. Tu hai il tuo problema, io ho il mio problema. Ricominciamo tutto da capo. Replay. Cosa è cambiato? Cioè, sono invecchiati. Ma poi sai, il cinema è sempre quello in qualche modo. Certo, non ci sono più quei grandi mostri sacri, però ci sono dei talenti, dei giovani. Cerca di fare del buon cinema, quando il cinema buono viene cattura le persone, quando invece il cinema e il film che si fanno non sono buoni, la gente si respinge in qualche modo, ma è normale, come in tutte le cose, insomma, nel senso che... E a me non piace. Quei grandi attori di una volta ci mancano molto, naturalmente. Io ho avuto la fortuna di lavorare con alcuni di loro. Ma io, come dicevo prima, ci sono dei giovani talenti, parlo di attori, attrici e anche di registi che hanno capacità, sanno raccontare le storie. Mi viene in mente adesso un film che, a parte Verdone, ma anche Virzì, che è tra l'altro un toscano di Livorno, ha fatto un film meraviglioso, insomma, con degli attori fantastici. Voglio dire, c'è l'importante è scrivere delle belle sceneggiature, perché gli attori ci sono. Non è cambiato molto, insomma. Poi sai, i giovani di oggi, i ventenni di oggi, magari quei grandi attori di una volta non li conoscono nemmeno, e si affezionano a quelli che ci hanno oggi, che lavorano in questo momento, insomma. È così, le generazioni cambiano, la gente ama certe cose, dimentica altre, ma è la vita che continua. Poi i giovani sono un po' martellati dai reality, oggigiorno. Quella roba non mi interessa, insomma, non la seguo, non frega niente dei reality. Nella casa del Grande Fratello, guardate, ascoltate, vedete anche le reazioni dei ragazzi. Io sono nato nel 71 e, come avete sentito prima, ho avuto una vita, da quando sono nato, abbastanza dura. La cosa un po' che mi distingue è che io sono nato in un corpo di donna. Lo so che il tempo lo sa, che siamo nascosti qua, in fuga dalla realtà. E chi se ne frega? L'importante è che si possono andare a vedere dei film commerciali, però è importante che abituare le persone ad andare a vedere dei film che ti fanno riflettere, pensare, insomma, sorridere, ma che ti lascino qualcosa, insomma, come il teatro. Il teatro è importante perché lo vivi nel momento in cui lo vive l'attore, insomma, e ti fa crescere, insomma. Io credo che... Forse bisognerebbe cominciare a abbassare i prezzi, perché certo non tutti hanno le possibilità, ma se avete voglia di crescere, di emozionarvi, insomma,
di sentire un attore che contemporaneamente respira con te, che sei in platea, venite a teatro, perché credo che ne valga la pena, insomma, è una cosa, è unica. Io credo che il teatro non morirà mai, mentre il cinema avrà altre situazioni, non so, lo vedremo direttamente lì a cavo, le grandi prime in televisione. Il teatro è, credo che la gente ha voglia di confrontarsi, di respirare con qualcuno che... Il film lo fai oggi, esce fra 7 mesi, nel frattempo sono caduti i governi, hai perso forse degli amici, non lo so, sono terremoti, cose, invece il teatro lo vive nello stesso momento in cui lo vive l'attore, lo vive anche il pubblico, e la gente ha voglia anche di questo, qualcosa che non sia edulcorato, che non sia demandato al futuro, ma che sia contemporaneo, presente, diretto. Oltre che attore, altri due, e poi ho finito. Bravo, hai fatto anche un CD musicale, ma quando è venuta fuori questa vena artistica della musica? Cosa che ho sempre avuto della canzone, però non mi sono mai cimentato. Poi un giorno tramite Locasciulli, che ho conosciuto, adesso troppo lungo, deve stare delle ore qui a parlare, mi ha scoperto, diciamo, Mimmo Locasciulli, e con lui ho fatto un disco, poi ho fatto alcune serate, poi quelle cose. Ho fatto uno spettacolo con Papaleo qualche anno fa per 2 anni dove cantavamo tutti e due. Mi piace molto interpretare la musica, è il progetto, è un sogno che prima o poi si realizzerà, spero prima di schiattare, di fare uno spettacolo dove canto solamente o interpreto la musica senza mischiarlo col teatro, ecco, una passione che ho. Senti, allora, in un'intervista ti hai dichiarato che ti piace il cibo e le donne, allora mi devi fare una classifica, una hit parade tra dormire, fare l'amore e mangiare. Cosa metti primo, secondo e terzo? Beh, una volta avrei detto forse fare l'amore, no, ma lo dico ancora, insomma, no, ancora, forse mangiare è dura, dura. Dormire sicuramente non me ne frega niente di dormire, meno dormo meglio è. Beh, ora dormiamo, eh. Buonanotte, madre dei miei figli. Va bene, io ho finito. Alessandro Ingrà incontra Alessandro Haber. È tutto, linea allo studio. Ciao! Alessandro Haber, Amix Time. Ciao! Ciao, ciao. Poi bisogna ricordare che dopo di noi questa sera alle ore 19.30 partirà la grandissima diretta di RTV 38 dalle 19.30 alle 1 di notte, alla 25esima ora. E niente, noi ci vediamo la prossima settimana con Mix Time. Mix Time!